sento, deve essere però veloce Vesa. È il momento, è il momento. Vesa se ne va, forse Vesa forse se ne va, attenzione. Ma è lentissimo, rimane lì Vesa. Ma che fa? Ma che fa? Ma è rimasto lì appeso come un salame. Attenzione, allora Tito Wind Back Breaker. E ancora lì abbraccio. Il centro di cui penso voglia chiudere con la New York. E no, invece cambia strategia. Oh! Un colpo al braccio e poi ancora. Bravo, bravo Anthony. Sì, però così non penso che puoi chiudere. Attenzione però. Tenta di nuovo. Pensa stavolta un po' più veloce. Ma sempre lì, è sempre lì. E qui Anthony vuole forse chiudere con la New York. Però deve essere poi veloce ad andarsene. Deve essere veloce ad andarsene poi. Come prima, ci sta mettendo troppo. E ancora Vesa, ancora Vesa. Basico kick a vuoto. Attenzione New York ancora. Ci riprova, di nuovo Vesa. Lo devi, attenzione. E ancora, small package driver ragazzi. Che botta ragazzi, mamma mia, assurda. Ma Vesa è lentissimo poi a salire. È lentissimo a salire Vesa. Guardate qua. Cioè quanto ci mette? Anthony, oh, lo blu, lo blu, lo blu, attenzione. Ancora a colpirlo. In maniera violenta, ma sempre. Cioè io penso che Anthony qua, guardate qua. Ma cioè, questo che davvero non termina. Non vuole vedere, due si rialzano sempre. Vesa però ora vuole provare a chiudere con il basico kick. Attenzione, attenzione. Oh, va braccio adesso, a vuoto qui. Bravo Anthony, bravo Anthony. Eh no, entra a fare. Vesa non si prende. Allora, mamma mia qui. Vesa qui sulta. C'è la DT di Anthony. Però non vuole chiudere così, attenzione. Oh, belli tu belli. Questa è una bella mossa. La mossa che ha usato anche Dante per battere Alexander, eh. Attenzione, attenzione. Oh no, aia, che brutta caduta. Attenzione, Cristiano è qui. Forse doveva provare, attenzione. Lo va a prendere, se lo carica qua Vesa, può chiudere con l'Irish Curse. Mamma mia ragazzi, che botta, che botta. Irish Curse devastante qua Vesa, penso voglia andare, possa salire. È in vetta, è in vetta Vesa, ma di nuovo si fa recuperare come un dilettante, come un dilettante. Attenzione, parato il colpo, bravo Anthony, finalmente Anthony reagisce. Oh, Tito Will Black Breaker, attenzione. Ed ora di nuovo le chiudere con la New York, non ci credo. Eh sì, stavolta va a segno, a segno, la New York. Ma Vesa è uno che ha capacità di reazione di incredibile. Anche Chris Anthony sono stanchissimi due. Ma non è un match infinito questo, ma questo è davvero un match infinito. Io non penso che possa mai finire un match del genere. Sinceramente se due sono così lenti a salire, un flashback forse. Forse penso più in una vittoria di Chris Anthony a questo punto del match, visto la resistenza, la durabilità. Ancora un'altra New York, dai. Lo sta distruggendo, lo sta distruggendo. Prova a salire, stavolta in vetta. Ma dai Chris, ma dai Chris che è arrivato. Incredibile, oh mamma mia, German Suplex dall'altura. Cioè incredibile però Chris Anthony, come si è fatto recuperare. Come un dilettante si è fatto recuperare. Cioè non ci credo, non ci voglio credere.
Anthony veramente ridicolo, si è fatto recuperare. Sbaglia tutto. Attenzione Vesa, qui se lo carica di nuovo. Stavolta il setto di nuovo però impedirti. Buona manovra. Attenzione Vesa, qui lo va a prendere. Stavolta sì. Irish Curls. Che botta ragazzi. Vesa però deve salire, deve essere più veloce. Qui Vesa, ma deve essere più veloce ragazzi, deve essere più veloce, non poteva andare bene così. Attenzione German Suplex, match è durato da un quarto d'ora. Vesa qua può provare a chiudere con un bicycle kick, no, ha parato il colpo. Bravo Anthony. Ma Vesa ancora lo va a colpire con la DDT. Attenzione New York di nuovo, no. Vesa schiva il tutto. Attenzione ancora, di nuovo ci riprova, incredibile. Si stanno scambiando le manovre finali. Ancora White Noise forse. No, Anthony. Lega molto bene, ma anche la New York di nuovo. Vesa, assegno con il Paul Shammer. E qua attenzione. Stavolta c'è White Noise. White Noise assegno. Rumore bianco. Andava a segno, connesso. Match infinito ragazzi, davvero quasi in zanne. Attenzione DDT. Gli Anthony che mette i puntini sulle I. Ma è una Vesa già in piedi, incredibile. Cioè incredibile Vesa, già in piedi ragazzi. Qua penso che voglia provare il bicycle kick. Attenzione però no, invece no! C'è la New York, la quarta New York del match. Deve essere più veloce Anthony però, più veloce. No, non ce la fa a raggiungere la vetta, non ce la fa, mamma mia ragazzi, che disdetta però Anthony, sempre lì. Ma un'altra botta, cioè questi due si stanno demolendo. Attenzione qui però, contro la gabbia, l'ha messo. Ed ora White Noise. No, niente da fare ancora ragazzi, incredibile. Che match ragazzi, infinito. Un match mai visto, cioè così lungo. Attenzione, oh. Small package driver. Vesa tenta una fuga improbabile secondo me. Infatti rimangono lì e poi vengono poi ripresi subito. Il problema è questo, che lui non ce la fanno arrivare in vetta proprio. Attenzione a Miduka qui di Chris Anthony. Deve essere veloce adesso Anthony, deve essere molto veloce, ma è lentissimo Anthony, dai. No, attenzione, stavolta ce la può fare, però ci ha messo un po' troppo. Infatti, che disdetta ragazzi. Ancora.
Attenzione, attenzione, bello belli. Bello belli di Vesa. Che ora rialza il suo avversario e ci sarà il sesto small package driver. Tenta una fuga. Vediamo se adesso ce la fa, ma è lentissimo Vesa. Cioè, non capisco che ci voglia a salire, insomma, tutto questo tempo. C'è New York qua. New York di Chris Anthony. Vediamo se adesso ce la fa. Vediamo se adesso ce la fa. Attenzione. E stavolta in vetta. E stavolta in vetta. Stavolta ce l'ha fatta. Stavolta ce l'ha fatta. Stavolta ce l'ha fatta Anthony. Finalmente. Va a trionfare. Il più veloce d'altronde. Dei due. Chris Anthony batte finalmente da un match di 20 minuti. Batte Vesa. E siamo tutti pronti dunque per il nostro main event, prima del promo di Night of Champions, e poi torneremo qui, sempre con noi, di Rising Sun. WWEF, and this is my time. And that's why I'm asking you a question, when is it gonna be his last day? At Over the Limit, when Rockstone is gonna kick your ass? Yes, you all see it.
Rick Time Mocho is the best plan to reach 4. It's useless if you take it out on me, only because I injured Mr. Goodbo once again. I'm going to get your world championship, Vin, and I'm gonna do it at Night of Champions.